Venditalia 2014, altro stand, altra novità da presentare. Siamo in compagnia di Enrico Salvatori, che è il responsabile commerciale della Madama Oliva. Madama Oliva è una nuova iniziativa per il Venni che è davvero nuova stavolta. Nulla a che vedere con il caffè, nulla a che vedere con le bevande. Perché voi che cosa fate? Olive da tavola, l'azienda nasce nel 1989, dedica la sua esperienza alla grande distribuzione, facendo trasformazione, confezionamento e vendita di olive da tavola alla grande distribuzione italiana e negli ultimi anni sviluppando parecchio anche all'estero. Questa di Golosita è un nuovo marchio, una nuova sfida proprio per il vending. Ecco, facciamo vedere che cos'è questo Golosita, che io ho chiamato fino a un minuto fa Golosità, perché di fatto assaggiando il vostro prodotto è magnificamente buono, mi permetto di dire. Sono delle olive verdi denocciolate, italiane. Provenienza? Sicilia, sono delle olive di Castelvetrano, cultivar Nocellara del Belice, è un'eccellenza, diciamo, delle olive da tavola italiane. E questo prodotto si distingue per diciamo, la differenza è olive verdi naturali con la confezione verde, olive speziate confezione rossa. Enrico, com'è nata in voi la voglia di andare a creare una confezione speciale, se vogliamo, proprio per la distribuzione automatica? La vostra società è conosciuta come tra le più grandi e strutturate in Italia per la distribuzione di olive. È tra le più grandi o è proprio la più grande? Beh, diciamo che è la più grande nel settore delle olive da tavola fresche per la grande distribuzione. Da quelli che sono anche i dati Nielsen, Madama Oliva risulta la prima azienda nel settore delle olive italiane, diciamo olive da tavola fresche in Italia, con il 37% di quota in questo settore specifico. E voi avete creato questo, questo prodotto che pesa 30 grammi, ha una shelf life, quindi una vita del prodotto di 18 mesi e con una qualità davvero eccellente. A chi è venuta l'idea? Ma l'idea, diciamo, è stata un po' del management, perché volevamo spaziare anche in altri settori che non fossero solo e soltanto quelli della grande distribuzione. Il vostro obiettivo è quello di andare all'interno, di essere presente all'interno dei distributori automatici, ma proprio con questo prodotto non disdegnate l'idea di poter essere presente negli aerei, diciamo nell'out of home, tutto ciò che è trasporto e quindi snack di facile consumo in piccola quantità. Certo, senz'altro, infatti diciamo vogliamo cavalcare un po' quello che è anche la sensibilità negli ultimi anni del consumatore, che vuole andare sempre di più verso il prodotto salutistico. Questo è un prodotto comunque vegetale, non ha particolari lavorazioni o comunque sicuramente non è un prodotto che fa male, ecco. Poi diciamocela, proviene dalla Sicilia. Noi proprio in questa edizione stiamo incontrando tantissime novità che provengono dalla Sicilia e sono tutte delle eccellenze gastronomiche, Enrico. Devo dire che poco fa nel pre-intervista ho assaggiato il prodotto, eccolo qui, quello con speziato. Quello speziato. E non si sentiva l'olio, era veramente al naturale, buonissimo. Io l'ho gradito e ho detto ne prenoto un po' per i prossimi giorni, quando avremo terminato la fiera, quando saranno terminate le corse trotterellando qui e lì per i vari padiglioni in questi 4 giorni, per riuscire a documentare il massimo numero di novità attraverso i nostri microfoni, attraverso le telecamere di VendingTV.it. Enrico Salvatori, responsabile commerciale di Golosita, senza accento sulla A, io poco fa lo chiamavo Golosità, Golosità, perché è buono, mi veniva davvero naturale andarlo a dire. Saluta pure gli amici. Il gioco di parole è proprio quello, insomma. Eh beh, sì.
anche perché io vedo che nel marchio non solo avete umanizzato le due O con la linguetta che esce fuori, ma avete giocato anche sulle ultime tre lettere, perché qui viene fuori una dalle golosita, le prime tre lettere dell'Italian Snack, con naturalmente il tricolore, che in questo caso è assolutamente obbligatorio. E allora Enrico Salvatori, responsabile commerciale di Golosita, stavolta lo dico con l'accento, qui al Venditalia 2014, saluta pure gli amici di vendintv.it. Grazie a tutti e buon golosità a tutti. Noi nel frattempo approfittiamo di una busta, come dire, genuinamente offerta dall'azienda, e continuiamo a documentare tutte le novità attraverso la nostra telecamera e il nostro microfono insieme a Fabio Russo e vendintv.it.